Buongiorno a tutti pandini, benvenuti in un nuovo video della Pixelmon. Abbiamo da fare oggi, ho provato a continuare il pavimento qua con il legno che avevo addosso. Però non ci sono riuscita, perché come vedete mi manca ancora una striscetta. Quindi io direi, andiamo a prenderci un altro po' di legno, giusto per... Ci prendiamo questo, via. E quanti bei Pokémon che ci sono fuori casa mia. E oggi dovremmo fare tante cose, o meglio, mi spiego subito. Dobbiamo fare innanzitutto delle Pokéball. Delle Pokéball, sì, perché dobbiamo assolutamente catturare nuovi amici. Dovrebbero bastare questi. Vabbè. Odio gli alberi troppo alti. Ok. Dovremmo farci delle Pokéball e poi magari vediamo di fare qualcosa anche a livello casalingo. Ok, in più abbiamo l'atto per la seconda struttura, quindi dovremo anche iniziare dove fare la seconda struttura. Allora, innanzitutto io direi, abbiamo queste, io farei anche due di queste, ok, e inizierei a piantare un attimino momentaneamente qua le Gicock che ci servono, diciamo. Ok, poi... Una volta piantate le Gicock, aspettiamo che crescano, non ci mettano tanto. E intanto che ci siamo, finiamo il pavimento. Così almeno chiudiamo una buona volta per tutte sto pavimento. E non ci pensiamo più. Giusto ragazzi? Dico giusto? Dico bene o dico giusto? Ok, ditemelo nei commenti in caso, se dico bene o dico giusto. Allora, dobbiamo fare innanzitutto Wilmer. Voglio fare questo, se riesco. Però già tre lingotti di ferro. Tre lingotti di ferro, un secchio d'acqua e tre ossa. Dovrei usare tutto il ferro che ho per farmi le cose. Perché secchi non ne ho. Infatti. Infatti, non ho secchi, ragazzi. Fa niente. Allora. Innanzitutto, noi abbiamo un martello. Perché se non abbiamo un martello, sì, ce l'abbiamo. Mezzo rotto, però vabbè, fa niente. Allora, andiamo a farci innanzitutto le basi per le Pokéball. Ok? Dov'è? Qui. Così. Ce ne da 5. Facciamo 10. Vaffan bagno. Poi abbiamo la fornace. Quindi possiamo tranquillamente mettere a cuocere le nostre cose. Quindi 1, 2, 3, 4. Facciamo 1, 2, 3. Ok, stavo vedendo una cosa. Ok. Poi 1, 2, 3. Ta 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 ta. Ta 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 ta, usiamo il legno. Ta 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 ta. Così. E poi facciamo così, in modo che si cuociano tutte molto più in fretta. Ok. Intanto ragazzi, cosa state combinando voi di bello? Cioè, quelli magari che sono già partiti, cosa fate? Vi divertite? Non so, ditemi qualcosa. io in teoria ragazzi, verso il 20 di luglio più o meno, 20 o... Ma sta cuocendo? Ma queste non sono da cuocere, ma quanto sono pirla! Ma quanto sono pirla, ragazzi! Queste qua vanno... Ma vaffan bagno, sono idiota sono. Allora, dov'è? Anvil, eccola qui. Sì, aspetta e spera che si cuoce. Sì. Raga! C'è un Bayleaf! Voglio una Ultra Ball. Allora. Così. No, che cosa sto facendo? Dov'è il martello? Eccolo qua. Non despawnare, ti prego. Però è già a livello 30, ragazzi. Vabbè, dettagli. No. Mi devo ancora mi incasso sempre con i tasti. No, ecco, ho finito pure il... Uffa. Ce l'ho della pietra? Devo farlo... Mi tocca farlo di pietra, ragazzi. E non ho della pietra. Ma che bello non avere della pietra. Soltanto il marmo. Che mettiamo dentro, magari. Ho soltanto il marmo, raga. Cioè, assurdo veramente. Ma assurdo proprio veramente, veramente tanto. Allora, andiamo. Intanto qui vedete che è già cresciuta. E qua mi sa che è già despawna. No, guardatelo qui. Bayleaf. Che bello è. Che bello è, Bayleaf. Uffi. Devo prendermi della pietra. Non despawnare. Oh, la madò, quanti Pokémon che ci stanno qua. Devo prendere della pietra. Io sto andando in colonia a prendere la pietra, come sempre. Perché? Perché non voglio devastare il mondo vicino a casa mia. Perfetto. Allora, prendiamoci un pochettino di pietra.
per farci un martello momentaneo, perché ferro non ne abbiamo più per fare anche un martello, anche se potremmo farlo teoricamente di diamante, va a fan bagno. Ce lo prendiamo di diamante, ce lo facciamo di diamante? Dai! Quanto pesce! Quanto pesce! Dobbiamo cuocere anche il pesce, è vero ragazzi, dobbiamo cuocere anche il pesce. Sì. Allora, prendiamoci il top, andiamoci a fare il martello di diamante, ma sì, chi se ne frega, così facciamo molto più in fretta. Male che vada, i diamanti ce li facciamo se troviamo dei dratini o se li troviamo in miniera, se dovessimo andare in miniera, ecco, ovviamente. Allora, prendiamoci i diamanti, ce ne servono qui 5. E rimangono 3. Vai, 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 chi se ne frega, chi se ne frega. E intanto che ci siamo, mettiamo a cuocere il pesce. Così almeno abbiamo anche il cibo cotto. Vai, vai. Allora, due stecchini. Voglio vedere quanto è veloce. Ancora non ho mai usato l'hammer di ferro qua. Ok. Andiamo, andiamo, andiamo. Voglio vedere, voglio vedere, voglio vedere, voglio vedere, voglio vedere. Wow. Uno e due, e la Madonna. Uno, due e tre, e la Madonna. Uno, due e tre. Sì, mi sono partiti un po' di dischetti. Che figata, è velocissimo, ragazzi. Oltre ad essere anche più resistente, ma è velocissimo. Spettacolo, spettacolo, ragazzi, questa è la nostra fortuna. Questa è la nostra fortuna. Guardate quanti. Vai, uno, due, tre. Olè. Ok, adesso però abbiamo piantato fuori e va bene. Ci manca questa gialla. Non è vero niente. Allora, facciamo così, facciamo così, facciamo così. Abbiamo due di quelle nere, due di quelle gialle. Dobbiamo cuocerle, ragazzi. Allora, così. E cuociamo. Dove sono? Eccole qua. Ta 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 ta. Intanto però abbiamo anche del pesce pronto. Facciamo così, mettiamo altra roba. Ok, qua è finito. Ta 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 ta. Ci servono anche dei bottoni. Noi non abbiamo dei bottoni, giusto? Già pronti da qualche parte, no, vero? Intanto posiamo anche queste ceste perché tanto ci liberiamo intanto, eh. Non abbiamo bottoni già fatti. Quello era un... Ah no, era un bolt orb, ok. Allora, vediamo un po'. Queste sono pronte, queste sono pronte. Ok, mettiamo a cuocere a questo punto la pietra. Cioè, teniamo tre pezzi, ne facciamo giusto giusto 10, ok. E intanto che cuociamo la pietra, facciamo la parte di sopra. Due. Ma che schifo, ce ne vengono due, ragazzi. Sto pensando di andarmi a prendere un paio di chicocche già cotte a casa di Chip e Luke. Tanto fino a prova contraria lì dentro c'è ancora casa, c'è ancora il mio letto, eh. Quindi andiamo a prenderci un paio di cose già cotte. O anche da cuocere, basta che... Cioè, me le cuocio io, non è un problema, oddio. Tanto... Ok, tanto quelle ricrescono, è come il grano, quindi posso tranquillamente prenderle. Ah, per quelli che mi hanno scritto, ragazzi, nei commenti, ma l'healer non sarebbe personale di qua e di là, adesso sei fuori dalla serie. No, raga. Allora, l'healer, secondo il nostro regolamento, lo puoi utilizzare, quello degli altri, ma solo se hai... Ok, ma solo ed esclusivamente se hai già un tuo healer. Se non ce l'hai, non lo puoi usare. Siccome io l'healer mio ce l'ho, posso tranquillamente usarlo, non è un problema. Quindi, raga, penso di essere grande abbastanza e matura da capire cosa posso e non posso fare. E di sicuro non vado a rompere le scatole agli altri, quindi non vi preoccupate. Allora, abbiamo preso questo, vediamo se qua dentro c'è qualcosa. Io però... Un paio cotte me le prendo pure, eh. 10. Ok. Grazie mille. E io vado. Io dovrei effettivamente riprendermi il mio lettuccio. Vabbè, fa niente, me lo rifaccio, non è un problema. Tanto, guardate, il filo ce l'ho. Mi faccio un pezzo di lana. E man mano che prendo il filo, mi faccio il letto.
Allora, andiamo, dai, che dobbiamo farci le Pokéball, le Ultra Ball, così appena troviamo un buon Pokémon lo catturiamo, o almeno ci proviamo. Ma soprattutto dovremmo andare a prendere... Chi è che sta a morire? Chi è che sta a morire? Chi è che sta morendo? È morto. Vabbè. Dovremmo andare a cercare tanti Magnemite o Magneton, perché appunto ci servono per... Allora, mettiamo a cuocere questi e mettiamo a cuocere questi. Ok. Bottoni fatti. Ok. Allora, andiamo... facciamo questi intanto. Che, visto che li abbiamo già pronti. 5. Ce ne vengono 5. Prendiamo questa roba qui. E andiamo a lavorare. Subito. Ok. Vai. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Che spettacolo. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Mi sembra tanto di fare ginnastica. 1, 2 e 3. Perfetto. Dammi la cosa. Ok. Allora, con questi bottoni e questi così qua, ci facciamo le Ultra Ball. Vai, ne abbiamo 7, ragazzi. Abbiamo 7 Ultra Ball, anzi. Ne abbiamo un pochettino di più perché adesso ci prendiamo anche queste. È finito il legno. Noi abbiamo degli oggetti di legno, vero, addosso. Abbiamo una crafting. No, vabbè. Basta bruciare le crafting. Allora, prendiamoci intanto questa pelle, la mettiamo qui dentro. Ok. Anzi no. Sì. Ok, non abbiamo più legno da cuocere. Vabbè, mettiamo le slab. Che problema c'è? Io ciò che posso cuocere, cuocio. Allora, facciamo così, intanto. Ci facciamo un altro iron disc, ultra ball disc. Ta-ta-ta. Uno, due, tre. Ok. E ci facciamo intanto anche l'ottava Ultra Ball. Perfetto. Ce ne mancherebbero due. Adesso... vediamo intanto se c'è qualche Pokémon decente qua nei dintorni. Addirittura, ragazzi, stavo pensando di cambiare momentaneamente la squadra. Cioè mettere Pidgey... vaffanbagno. Mister Mime! Vai, Iron Head. Aia. Mister Mime! Ma Iron Defense poi ce l'ho. Cioè. Aia. Dai, che no, non vedo l'ora di far evolvere anche l'Iron. Perfetto. Che cosa? Un Gligar. Cioè. Ma non esistono Dratini quando gioco io, no, vero? Cos'era? Ah, ok, devo eliminare questo. Via, elimina. Ok. Allora, io direi possiamo prenderci anche... No. Così. Vieni qua. Ok, continuiamo... Oh, c'è del filo a terra. Continuiamo a far salire un pochettino l'Iron a sto punto. Mizzica. Manco l'avessi detto. Ok, qua abbiamo altra lana, quindi un altro pezzo di lana. E possiamo poi farci di nuovo il letto, in modo che così quando siamo da soli ci settiamo lo spawn. E soprattutto... soprattutto facciamo passare la notte, che è abbastanza fastidiosa. Cos'è quel coso? Cosa c'è? Cosa c'è? Ho visto una cosa strana qua sopra. Qui c'è un allenatore, qui c'è un allenatore, qui c'è un allenatore, qui c'è un bimbo. Vieni qua. Vieni qui. Mankey. Vai, Trapinch, vai. Avò, posto. Poi io col martello in mano, cioè, faccio proprio paura. La serie... Dammi i soldi. Un attimo solo. Io odio ufficialmente il mio modem, ragazzi. Allora, eravamo rimasti qui. Avevo visto tipo un allenatore, eccolo qua. Un pigliamosche. E io tranquillamente cercherei di farmelo, perché ho bisogno comunque sempre di soldi, e per fare poi anche la terza struttura della serie prendo tutto e mi levo il peso, no? Allora, Metal Sound. Ma questo l'ho fatto ieri, Metal Sound. Iron Defense in teoria non lo usiamo mai, però potremmo togliere... Questo praticamente riduce la difesa speciale. Ok, a livello di statistiche. Potremmo in teoria...
Roar ci serve, metti caso non possiamo fuggire. Ma sì, ma chi se ne frega, ma togliamo Roar. Ok, Paras, via, 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 via. Lasciamo Iron Defense, visto che abbiamo visto che non avete, diciamo, accettato la scelta di averla tolta. Sentite un attimo, io voglio vedere quanti soldi mi dà, ok? Quindi, ammazziamo un bel po' di... Slow! Come livello 4, ma che razza di... Io voglio vedere una cosa. Qua ci sono un sacco di allenatori. Livello 30 addirittura. Addirittura livello 30, ragazzi, eh. Nice. Metal Claw. Ok. Adesso Dodrio. Andiamo sempre così. Cioè, mi fanno veramente uno schifo di danno, proprio. Non mi ricordo se ho fatto Metal Claw. Ecco, vabbè, basta. Basta che lo ammazzo. Allora, adesso ammazziamo questo qui. E poi andiamo a vedere le Pokéball a che punto sono. Perché così almeno dal prossimo video iniziamo a cercare qualcuno da catturare, ok? Ho finito i pippi, madonna. Odio le mosse con pochi pp. Uffa, punti potenza. Finiscono sempre. Che pizza. Dai, e mori. E mori. Oh, come Charizard? Che c'entra Charizard? Ah, lui ha mandato Charizard. Si è messi bene. Metal Sound. Ma che piccolo, guardate che piccolo il suo Charizard. Eh? Sì, ma io sono debole a Charizard. Se mi fa un attacco di tipo fuoco, infatti. No, 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 aspetta, 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 vai. No, Pikachu esausto. Vai, Charizard, contro Charizard. No, però così. Guardate quanto è piccolo rispetto al mio. Pensate che il mio nell'altra serie era piccolo come quello. Sì, però io non voglio. Mi sale a livello 40. Non voglio. Vabbè, livello 40 Charizard, ragazzi. Charizard non lo possiamo più utilizzare in battaglia. Ok? Vedo quanti Pokémon che gli spawnano lì. Questo a che livello è? Livello 7, vai, vai. Vai, 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 vai. Prendiamoci i soldi, dai. Che alla fine mi servono più i soldi, non tanto livellare i Pokémon, ecco. Boh, a posto. Visto? Abbiamo 140 dollari adesso, eh? Quante Gekok! Mamma mia. Sto Magikarp qui che... Vabbè. Io direi di prenderci qualcosina qui. Cosa c'è qua in mezzo? Ma c'è un Magikarp incastrato, ma poverino. Ma poverini. Vediamoci anche queste Gekok, va? Usufruiamo, visto che trovo gente abbastanza... Scusate, abbastanza... Fuori di melone. Se non vai a rubacchiare mi tolgo con l'iscrizione. Cioè vabbè. Raga, fate cosa volete, cioè. Io non sono come gli altri, non gioco come gli altri, quindi se vi sta bene, bene. Se non vi sta bene, quello è il tastino. Disiscrivi. Ok. Perfetto. Finché sono Gekok, ok. Ma per il resto, ragazzi, non mi interessa. Non è nel mio interesse fare quelle cose. Preferisco divertirmi a fatti miei e a modo mio. Allora, vediamo un po'. Andiamo a vedere intanto come siamo combinati a livello di Pokéball, là di... Ah, cammina. Sto finendo il cibo. C'è un altro allenatore lì. Non per dire, ma noi abbiamo 4 HP, non per dire pure quello, eh. E Charizard non lo posso utilizzare. Uffa. Questo è livello 22, questo mi fa. Uffa. 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 Io vorrei cambiarmi, già che ci sono. Madò, madò, quanti alberi. Mamma mia. Vorrei cambiarmi lo spawn. Ovvero... no, lo spawn, sì, a parte quello. A proposito... No, niente. Abbiamo tre ossa comunque, ragazzi, eh. Abbiamo tre ossa, avessimo tre di ferro. Potevamo farci il... Il Wild Mercosula. Non ci sono dratini, vero? Non ci sono gradini. Vabbè, fa niente, fa niente. Vediamo a che punto sono qua le Pokéball, le cose, le Gekok. Vediamo qua, ok. Qua è tutto a posto. Qua è tutto a posto. Abbiamo del carbone, giusto per... No, eh. Manco quello abbiamo. Figurati. Vabbè, fa niente, ragazzi. Allora. Innanzitutto...
Usiamo qui le ghicocche che non ci servono momentaneamente. Queste qua sì che ci servono. E mettiamo a cuocere queste anche, dai. E intanto che ci siamo, facciamo anche così. E così noi continuiamo a produrre ghicocche. Ok, produrre Pokéball, ecco. Così e così. Anche se abbiamo soltanto due Iron Base, dai, facciamoci queste due ultime Pokéball e poi possiamo... No, 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 aspetta, 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 mi sono dimenticata una cosa. Ok, per la porta, ragazzi. Ok, facciamoci queste due ultime... 1, 2, 3. Ok? 1, 2, 3. Ok, vabbè, facciamoci anche questa, tanto servirà sempre, no? 1, 2 e 3, perfetto. Facciamo così, ci facciamo le ultime due Ultra Ball e il prossimo video possiamo andare a cercare i Pokémon da catturare. Quindi ragazzi, io vi invito a lasciare un pollice in su se vi è piaciuto il video e a commentare, appunto, ditemi cosa state facendo ragazzi voi che siete in vacanza. Ditemelo, ditemelo, raccontatemi, raccontatemi che sono curiosa. Ragazzi, da giocare è tutto, ci vediamo dopo con un prossimo video. Ciao a tutti!